In diretta dalla COP27, il punto sulle aziende e come stanno reagendo l'emergenza climatica. Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni e qui oggi nella puntata del sabato ragioniamo a due voci con un ospite, ragioniamo sul clima e ci colleghiamo con Sharm El Sheikh, con Daniele Barbone, il fondatore, direttore di VPSEC, esperto anche di cambiamenti climatici, attivo spesso anche operativamente in giro per il mondo, e oggi lo troviamo lì alla COP27, l'evento più importante al mondo per combattere climate change. Ciao Dani, dove sei? Caro Mario, oggi mi trovo a Sharm El Sheikh, ma non sono qui per fare snorkeling, mi trovo all'interno dei lavori della COP, quindi della conferenza delle parti delle Nazioni Unite, e ci stiamo occupando di tematiche molto attuali, quindi il tema dei cambiamenti climatici. È un tema attuale che vediamo tutti noi, ogni tanto lo trattiamo anche nel caffettino, però ecco, per capire, perché di solito queste iniziative sembrano sempre un po' istituzionali, no? Sempre molto lontane, ma che impatto ha questo sulle imprese e anche sul nostro mondo tech? Guarda, la COP si svolge su una decina di giorni di lavoro ed è dedicata prevalentemente al lavoro delle parti, cioè dei 195 firmatari che sono tutti i paesi del nostro pianeta sulla tematica dei cambiamenti climatici, ma essendo un tema che implica ricadute e necessità di partecipazione da parte di tutti gli interlocutori, mondo imprenditoriale in primis, io mi trovo esattamente in questo momento dentro l'area del settore privato, il Private Sector One, che è quello dove hanno sede alcune delle realtà che vogliono qua interloquire anche con le istituzioni, portare il loro punto di vista, in particolare del mondo della tecnologia. Quindi io sono proprio a fianco in questo momento allo stand della Microsoft, che ha tutti i suoi vertici qua che sono presenti, proprio per portare il loro punto di vista su questo tema. E quindi cosa cambierà da domani? Beh, quello che deve iniziare a cambiare, che si è deciso con la COP del 2015, quella di Parigi, è che dobbiamo avviare un percorso di decarbonizzazione, si dice. Cioè dobbiamo ridurre le emissioni di CO2 da tutte le nostre attività, qualsiasi esse siano, che riguardi la produzione di energia, che riguardi il mondo della tecnologia in termini di IT e quindi anche tutto il mondo digital al quale tu fai riferimento, ma ancora il mondo dei trasporti pubblici locali, il mondo della food, il mondo della nostra attività quotidiana. Tutte queste attività devono progressivamente ridurre la quantità di CO2 che emettono, perché questa incide direttamente sul clima. E quindi, siccome è già compreso che con gli attuali trend al minimo l'innalzamento sarà tra 1,5 grado e 2, con tutta una serie di conseguenze, ognuno deve fare la sua parte. Hai detto bene al minimo, perché stiamo vedendo che le fasi stanno peggiorando anche maggiormente rispetto alle aspettative. Esattamente così, pensa che il 29 di questo mese presenteremo uno studio importante sul nostro territorio, quindi quello del nord-ovest del nostro paese. In quella zona, in Italia, l'innalzamento della temperatura è già tra 1 grado e 3,6 gradi, e questo l'abbiamo visto in questi ultimi mesi, perché ad esempio abbiamo avuto gravi problemi di siccità in molte zone del Piemonte, della Lombardia, che erano zone che storicamente non avevano questo tipo di tematica. Abbiamo risentito gravemente della siccità, con alcune restrizioni anche ad esempio nell'erogazione delle acque, quindi ci sono ricadute immediate, bisogna conseguentemente agire. Ad esempio i colossi dell'IT stanno facendo dei progetti per ridurre anche la quantità che loro direttamente emettono di CO2, quindi decarbonizzazione in tutti i settori. Grazie Daniele, ci sentiamo presto, che torno da te per altri aggiornamenti. Grazie a voi. Questa è la puntata a due voci di oggi, fa riflettere quanto in realtà siamo distanti da queste cose, da questi argomenti, e spesso anche guardiamo più la temperatura di oggi rispetto ai ragionamenti di medio-lungo termine. Questo è il Caffettino Podcast a due voci, ogni sabato c'è e ogni domenica c'è il riepilogone, domani e ogni lunedì si riparte con la settimana piena di news tech. Io sono Mario Moroni e questo è il Caffettino Podcast.